Bufalino aveva una sorta di venerazione per Sciascia. Una volta stava per picchiare un meccanico che gli stava riparando l'automobile. Ma non era da solo, c'era anche Guccione. Guccione passa a prendere Bufalino, hanno appuntamento con Leonardo Sciascia. Immaginali nella macchinetta attraversare l'entroterra siciliano. Nella strada per Palermo la macchina ovviamente si fonde. Riescono a farsi trainare da un meccanico siciliano, che si mette a riparare la macchina in maniera siciliana, lenta e pensosa. Al che Bufalino e Guccione prima guardano interessati il meccanico che lavora, ma a un certo punto si rendono conto che il meccanico siciliano è troppo siciliano e iniziano ad agitarsi. «Senta, non potrebbe spicciarsi?» «Fare più velocemente in siciliano?» «No che non posso! Ci vuole il tempo che ci vuole!» risponde quello. «Ma noi abbiamo un appuntamento importante!» «E che ci posso fare io?» continua il meccanico armeggiando con calma siciliana intorno al motore. «Ma lei non si rende conto?» dice Bufalino alzando la voce. «Lei non sa con chi abbiamo appuntamento noi!» Il meccanico tira fuori lentamente la testolina dal vano motore, li guarda, incrocia le braccia. «Importante quanto!» Bufalino guarda Guccione con gli occhi che gli escono di fuori. «Come importante quanto! Importantissimo! Il siciliano più importante!» «Come si chiama?» «Leonardo Sciascia!» «E chi minchia è?» dice il meccanico rimettendosi a lavorare.